Allora, buonasera a tutti ragazzi, fratelli della fede del Milan, io sono il vostro Nerros Nero, ciao a tutti. Mi sono un po' ripreso dall'attacco cardiaco che mi aveva preso guardando i rigori di ieri sera. Ci è andata bene, per una volta che ci va bene, non lamentiamoci, vedo gente che si lamenta, ma che vi lamentate? È andata bene per una volta che capita. Siamo zitti, prendiamo la buona, è un segnale positivo. Le squadre forti, la fortuna le aiuta. Juve, da esempio. Allora, il mio parere sul sorteggio è il girone del Milan con queste squadre qui. Tranquillamente potrebbe essere un girone da Champions League. Guardate praticamente il nome, cioè Celtic, Lille, Sparta Praga. Queste sono squadre che tranquillamente le puoi trovare anche in Champions. Quindi io vedo gente che si rilassa, che dice sì, il Milan favorito, il Milan ce la può fare, non c'è problemi. Ecco il cazzo, stiamo parlando del Celtic che può dare problemi. Stiamo parlando del Sparta Praga che è abituata alle Coppe Europee, più di quello che del giocatore del Milan. E poi Lille è una squadra da non prendere sotto gamba. Quindi, allora... Sì, il Milan deve passare il turno, perché se non passi con queste squadre è un brutto segnale. Però abbiamo fatto fatica con Rio Ave, perché ci manca una punta. E tutte queste partite qui, come le vogliamo fare? Con Leao, che non è la sua posizione ideale, con Rebic, che fa paura perfino, fa fatica perfino a Crotone, perché non è il suo ruolo. Cioè, diciamo abbiamo Colombo... Però mettiamo Maldini, io ho visto anche il video di Pelagatti che la pensa come me e sono d'accordo con lui. Abbiamo bisogno di un'altra punta e quindi Llorente ci servirebbe come il pane. O Llorente o qualcuno come lui, ma io sono d'accordo con Pelagatti. Llorente è l'opzione perfetta che questo Milan servirebbe. Questo è un girone che se te la giochi bene passi tranquillamente, perché sono squadre che sono talmente alla pari che si mangiano punti a vicenda, quindi... Secondo me basterebbe 3 vittorie, un pareggio e te passi. Però, per farle queste 3 vittorie e questo pareggio, hai bisogno di una rosa completa e in forma. Cioè, Rio Ave ci ha portato a rigori perché noi eravamo stanchi, cotti, distrutti. Non possiamo fare un girone di Europa League e campionato in questo stato. Quindi, mi raccomando. Il vostro pensiero qua sotto nei commenti, like, iscrivetevi se sei nuovo nel canale, sempre Forza Milan, alla prossima. Ciao!